Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi video sui prodotti preferiti del mese di ottobre. Allora, cominciamo subito con i prodotti per la base viso, che sono quelli che praticamente utilizzo ogni volta che mi trucco, perché in questo periodo tra mascherina eccetera, insomma, difficilmente utilizzo soprattutto prodotti labbra, però in realtà spesso non trucco neanche gli occhi e faccio solo la base viso. Come fondotinta sto apprezzando tantissimo questo qui di L'Oréal, di cui forse vi ho anche già parlato su Instagram. Questo qui è l'Infallible 24 ore Matte Cover. Io sto utilizzando la colorazione 200, che non è chiarissima, devo essere onesta, infatti si chiama Golden Sand il colore, ha un sottotono leggermente giallo. Io sono più un sottotono neutro che tende verso il rosa, però insomma riesco comunque a matcharlo abbastanza bene, soprattutto mettendo comunque maglioncini abbastanza collati, non si nota tanto la zona del décolleté, che appunto su di me in realtà è un po' più rosato. Si tratta di un fondotinta con un finish matte, semi matte diciamo, coprenza medio-alta, volendo stratificabile, perché io ad esempio lo utilizzo in questo modo: faccio uno strato sottile col pennello su tutto il viso e, siccome ho diverse imperfezioni in questo periodo, diversi brufoletti appunto soprattutto nella zona in cui indossiamo la mascherina, vado poi con una spugnetta, con la Beauty Blender, a picchiettare diciamo un secondo strato, sempre molto leggero, poco prodotto. Vado a utilizzarlo anche tra virgolette come correttore, soltanto dove ho le imperfezioni, i brufoletti, i rossori e tutto quello che voglio coprire un po' di più. Quindi risulta comunque piuttosto naturale il finish sul viso e si vede soltanto leggermente un po' di più appunto dove vado a stratificarlo ovviamente. Quello che mi piace tanto di questo prodotto è che appunto secondo me ha un utilizzo oltre che come fondotinta anche come correttore. Io lo utilizzo anche proprio per andare qui a coprire la zona delle occhiaie, mi ci trovo benissimo, trovo che sia un prodotto versatile, facile, veloce, pratico da utilizzare anche in questo periodo. E un'altra cosa che mi piace un sacco è che si asciuga totalmente sul viso. Quando lo utilizzo non applico praticamente mai la cipria e lo sto indossando tra l'altro anche in questo momento. Come vedete il finish rimane comunque opaco, semi matte, però appunto non tende neanche a lucidarsi nel corso poi della giornata. Questo qui lo consiglio tantissimo a tutte quelle persone che hanno una pelle normale, mista o grassa e che vogliono da un fondotinta una coprenza medio-alta, un prodotto facile che faccia un po' tutto da solo, nel senso che appunto questo qui fa da fondotinta correttore ed eventualmente anche cipria, a meno che non abbiate proprio una pelle super oleosa, perché come vi dicevo si fissa poi da solo. Tra l'altro, se vedete i capelli un po' più scuri è perché questa mattina ho rifatto la tinta, sempre la Garnier Olia 5.0, che compro e ricompro ciclicamente, mi ci trovo benissimo e ormai sto facendo questo colore che è il 5.0, appunto un castano super classico da quasi un anno, perché se non ricordo male li avevo scuriti proprio durante il primo periodo di lockdown. Io direi di continuare con i prodotti viso e praticamente non sto più sperimentando chissà che per la mia base viso, perché ho trovato la mia combo, o meglio la mia trilogia di prodotti perfetta, e sto parlando di questa linea qui di Nabla, di cui utilizzo il bronzer, il blush e l'illuminante. In particolare utilizzo lo Skin Bronzing nella colorazione Ambra, che se non ricordo male è la più chiara. Giusto per farvi vedere quanto l'ho utilizzato, si intravede praticamente il pattern che c'è al di sotto, mentre da nuovo questo qui ha la scritta Nabla. Tutti i prodotti che vi faccio vedere in questo video li indosso in questo momento, e la cosa che mi piace tantissimo di queste polveri di Nabla e che si fondono perfettamente con l'incarnato, si sfumano benissimo e hanno questa leggera satinatura, leggera pearlescenza, che vi dà un finish radioso ma molto molto naturale al viso, non vi fa spessore, non fa mascherone, soprattutto una cosa che apprezzo tantissimo è che non fanno macchia, anche se li stendete su prodotti a base grassa, quindi ad esempio un fondotinta più cremoso, più liquido, non incipriato.
queste polveri si fondono proprio sia con la vostra pelle che con il prodotto che avete applicato al di sopra, quindi col prodotto cremoso, e praticamente voi dovete fare pochissimo lavoro perché si sfumano quasi da sole. Come colorazione lo definirei un nocciola neutro, e difatti mi trovo benissimo per scaldare leggermente l'incarnato e allo stesso tempo vado ad evidenziare un pochino l'osso zigomatico al di sotto. Come colorazione dei blush invece sto usando Independence, tra l'altro questi sono i prodotti che, se non ricordo male, ho utilizzato anche nell'ultimo video che vi ho caricato qui proprio su YouTube. Questa è la colorazione, ovviamente di blush ne utilizzo pochissimo, altrimenti l'effetto Bridget Jones è dietro l'angolo. E questo qui lo definirei un rosa antico. È piuttosto pigmentato, quindi di questo qui, se ce l'avete, vi consiglio di prelevarne poco di prodotto perché non è chiarissimo come blush. Vale lo stesso discorso ovviamente che ho fatto per Ambra. E come illuminante sto adorando da mesi ormai lo Skin Glazing nella colorazione Privilege, che è questa qui. A parte che lo indosso in modo piuttosto leggero anche in questo momento. Questa è la colorazione, è di base uno champagne che però ha dei riflessi rosati. La caratteristica che apprezzo di più di questa linea degli Skin Glazing di Nabla è che voi potete decidere l'intensità del vostro illuminante, ovvero ne potete mettere poco e metterlo in modo molto diffuso e ottenere un effetto così bello sfumato di radiosità naturale su tutto il viso, o altrimenti potete stratificarlo e ottenere un punto luce molto più intenso. Io solitamente lo applico col primo metodo, quindi con un modo molto più diffuso che risulta così un po' più naturale. Trovo che siano dei prodotti a livello di qualità ottimi, ma anche a livello di concept il fatto che siano così versatili a me personalmente piace tantissimo. Vi faccio vedere anche il mascara che sto utilizzando da diverso tempo ormai. Sto parlando di questo qui, è un mascara di L'Oreal, si chiama Lash Paradise e io utilizzo la colorazione Noir Intense, quindi il nero più intenso. E allora, ha uno scovolino di quelli che piacciono a me, classici, ma con una forma leggermente a clessidra. È nero, nero intenso, ma non è il mascara più nero che io abbia provato, però nonostante questo mi piace molto l'effetto che fa e difatti adesso vi farò uno zoom perché lo indosso in questo momento. Ok, questo è l'effetto del mascara. Parliamo adesso di un prodotto che sta un po' nel mezzo tra make-up e trattamento, perché parliamo del Well Lip Plumper di We Makeup. Questo qui è un gloss rimpolpante per le labbra. Io lo applico prima di truccarmi all'inizio del make-up, insomma applico questo e poi prima di mettere un prodotto labbra lo tampono e tolgo tra virgolette l'eccesso di prodotto. Questo qui non è prettamente un gloss con effetto volumizzante di quelli che pizzicano, perché ad esempio io non sento nessun tipo di pizzicore, bensì è un gloss con effetto rimpolpante a livello di micro rughette e levigazione della mucosa. Quando voi lo andate ad applicare noterete subito, oltre a una leggera pigmentazione in più della vostra mucosa labiale, noterete anche che tutte le micro rughette che abbiamo sul contorno labbra tenderanno ad essere proprio molto minimizzate. Inoltre apprezzo tantissimo il fatto che, a mio avviso almeno, è un prodotto davvero idratante per le labbra e prima del make-up, o comunque anche solo prima di indossare la mascherina, io ad esempio mi ci trovo molto bene perché poi tampono l'eccesso, metto la mascherina e le labbra al di sotto mi rimangono comunque piuttosto idratate per diverso tempo. Quindi questo, mi raccomando ragazze, acquistatelo se cercate un prodotto rimpolpante, non volumizzante, perché a mio avviso non lavora sul volume delle labbra, a differenza di quello di Nabla, di cui però penso vi parlerò in separata sede perché in verità vi accenno già che non mi sta piacendo, lo trovo troppo aggressivo, invece questo è molto delicato, anche se sono comunque secondo me due prodotti differenti. In ogni caso mi piace tantissimo, sia perché colora appunto leggermente le labbra e proprio perché le idrata
e va a livellare per bene tutte le micro rughette delle labbra. Infine parliamo di un profumo, perché Lancome è stata gentilissima, mi ha inviato la loro novità. Questo qui è Idol Intense. È una fragranza floreale, luminosa, però molto intensa. Vi devono piacere secondo me le fragranze dolci per indossare questa fragranza. E questo qui è un profumo secondo me molto femminile, molto sensuale, che però appunto non risulta per nulla stucchevole a mio avviso. Vi consiglio assolutamente di andare in profumeria a sentirlo. Questa qui secondo me è una fragranza molto elegante, difatti all'interno c'è rosa e gelsomino, ma allo stesso tempo la trovo anche molto moderna, e all'interno c'è anche un accordo di legno e muschi che dà molta persistenza nell'arco della giornata. Come in tante fragranze di Lancôme, ricorre anche in questa qui la vaniglia, che io personalmente adoro e che sento soprattutto non nelle note di testa, perché secondo me la vaniglia in questa fragranza viene fuori dopo un po' che la indossate sulla pelle e che questa si fonde e si scalda con la vostra pelle, e a mio avviso la vaniglia è uno degli ingredienti che vi dà proprio quella nota più sensuale, molto avvolgente, che io personalmente apprezzo tantissimo nelle fragranze. Non so quanto si veda dalla videocamera, ma da quando l'ho ricevuto lo sto usando sempre, difatti ne ho già consumato anche un bel po', e tra l'altro trovo anche molto carina la confezione, così rose gold e trasparente da quest'altro lato, anche se ha una piccola pecca, perché praticamente è talmente sottile che non sta in piedi da solo, quindi io lo tengo praticamente coricato qui sulla mia makeup station. Bene ragazze, allora per questo video è tutto. I prodotti preferiti sono pochi ma buoni, ben testati e utilizzati soprattutto. Io spero tanto che siate contente che io abbia deciso di riprendere questa rubrica dei prodotti preferiti. Sapete che è una delle tipologie di video che io personalmente guardo di più, fatte ovviamente da colleghe e altre youtubers, e che allo stesso tempo mi piace di più fare, e mi piace soprattutto condividere con voi i prodotti che effettivamente mi ritrovo poi ad utilizzare di più nel quotidiano. Io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia e soprattutto vi sia utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se ci sono dei prodotti che voi avete già, tra questi che vi ho mostrato, nella vostra makeup collection, e se concordate con me sull'opinione che ho io di questi prodotti, altrimenti se c'è qualche prodotto che avete visto qui che magari vi ha incuriosito e che magari avete deciso di andare a vedere, a toccare. No, toccare in questo periodo purtroppo non si può provare più niente in profumeria, però insomma se avete deciso di magari acquistarlo grazie a questo video, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto in un prossimo video.